Siamo alla sesta edizione. Spiritualia nasce per ricordare la figura di un santo, San Giustino de Jacobis, a 150 anni dalla sua scomparsa. Spiritualia è un contenitore culturale e religioso dove si affrontano i temi della spiritualità utilizzando il linguaggio della fede. Diviene uno spazio privilegiato di riflessioni, luoghi, lezioni e letture, il confronto tra coscienze e l'incrocio di idee. Attraverso la figura di San Giustino, Spiritualia si inserisce tra gli itinerari e le mete del turismo religioso in Basilicata, con la valorizzazione dei luoghi di culto per far sì che diventino anche i luoghi dello spirito. San Giustino è nato nel 1800, siamo a parlarne nel 2015, perché c'è una attualità della sua figura e di ciò che ci può insegnare oggi? Intanto, quando si ha a che fare con uomini che hanno avuto il coraggio di fare dei percorsi su cammini di spiritualità, la spiritualità non viene catturata dal tempo, non resta prigioniera delle epoche, perché sono filoni di umanità, sui quali, ecco, è possibile sempre, decidendolo, e a volte non è facile, anzi a volte è molto faticoso, decidere di camminarci. Sostenitore, lui fece comunque il maestro nel suo seminario e fu un grande braccio destro di San Giustino, però poi c'è un... momento favorevole per parlare di spiritualità. Questo Papa ha portato al centro dell'attenzione, diremmo quasi una fede sempre più immateriale, sui sentimenti, ma anche sull'accoglienza, anche concreta. Ecco, trovare questa grande eco anche in piccole comunità del nostro Sud, che significato ha secondo te? Ha un significato di una Chiesa che è sempre più in uscita, una Chiesa che non discrimina, ma anzi accoglie tutto e tutti, è una Chiesa che, come ama dire Papa Francesco, è un ospedale da campo, pronto a curare le ferite di ognuno e soprattutto a rivalutare e a valorizzare anche chi è nelle periferie e quindi anche magari nell'estremo sud. Queste piccole comunità sicuramente hanno un risveglio con questo fermento che Papa Francesco sta portando anche dalla Santa Sede. Dal tuo osservatorio c'è un adeguamento, diciamo, generale delle diocesi, almeno quelle italiane? Sicuramente questo Papa piace e piace a molti, ma non a tutti, come è anche normale che sia. C'è una parte, secondo me, di Chiesa italiana che non è pronta ad apprezzare i gesti di questo Papa, nel senso che si sente un po' in imbarazzo, perché questo è un Papa di cuore, non è un Papa solo di dottrina, è un Papa di cuore e pertanto alcuni gesti possono sembrare forti, anzi lo sono anche rivoluzionari, ma non per questo sono sbagliati, anzi. Qui il primo Papa fu Urbano II a venire in Basilicata, alla cerenza di inaugurare la cattedrale, questa grande cattedrale, grandissima rispetto a un comune piccolissimo. Una cattedrale che poi servì anche da osservatorio per l'organizzazione delle crociate.
quanta attesa c'è da parte di queste diocesi meridionali verso il Papa? Lo invitano, quanta richiesta c'è di la Papa richiesta Francesco? È fortissima, basti pensare a quanto è accaduto a Napoli quando il Papa è andato a Napoli, anche a quel divertente episodio delle suore di clausura che si sono tuffate, fiondate, mettendogli quasi paura. Quando ero